Il secondo giorno, dopo esserci svegliati alla diga del Panperduto, ci siamo imbarcati sul canale Villoresi, che origina da quella diga insieme al canale Vittorio Emanuele III, che poi diventa il Naviglio Grande ma sul quale non si può navigare. Abbiamo fatto un tratto del canale Villoresi e poi, quando c'è una specie di riavvicinamento, in bicicletta abbiamo fatto il trasferimento fino alla centrale idroelettrica di Turbigo, sotto la quale ci si può imbarcare. Abbiamo navigato infine fino ad Abbiategrasso sul Naviglio Grande, abbiamo svoltato a destra, abbiamo preso lo svincolo per Bereguardo, abbiamo fatto il naviglio di Bereguardo sempre pagaiando e poi da Bereguardo siamo ritornati pedalando sul Naviglio Grande ad Abbiategrasso, dove pagaiando siamo arrivati in Darsena. È qui finito il secondo giorno? No, perché col buio siamo riusciti a risalire pedalando con la nostra Brompton pieghevole fino al Panperduto, dove sono collassato. Il naviglio di Bereguardo venne costruito per volontà di Francesco I Sforza, duca di Milano, già a partire dal 1420, e le acque si separano dalle acque del Naviglio Grande nei pressi di Abbiategrasso. Era in quegli anni una via fondamentale che permetteva alle merci che risalivano dal Po di arrivare tramite il Ticino a Bereguardo e poi, con le stesse imbarcazioni che a volte venivano trainate per poter essere immesse sul Naviglio di Bereguardo, permettere il commercio con la città di Milano. Alle porte del Rinascimento, Milano aveva finalmente l'arma per poter combattere con le altre città più importanti d'Italia ed europee. Pensiamo a Firenze, Roma, Parigi, Madrid, Berlino, Londra, tutte città che hanno un fiume.